Maxi Blitz antidroga dei carabinieri e della Procura della Repubblica di Agrigento. 17 arresti. È stata l'operazione House Delivery. Nel Sud America, in Colombia, si organizzano i narcotraffici internazionali. Droga a quintali. Invece, in Venezuela, si impacchettano confezioni domestiche, quasi da regalo. In Venezuela, a Caracas, si sono trasferiti tanti agrigentini alla ricerca di lavoro e di fortuna. E così ecco un'idea. Ehi, pensa, ti mando cocaina, qui ne scorre a fiumi. Sì, ok, pensa come, che lo penso anche io. Ecco, ho pensato, la nascondiamo dentro i caricabatteria dei telefoni cellulari. E così è stato. La cocaina ha viaggiato sui corrieri commerciali dal Sud America verso la Sicilia e la provincia di Agrigento. Un pacco insospettabile. Il telefonino è all'interno del caricabatteria svuotato dei componenti elettronici. La cocaina consegna a domicilio fino a casa del destinatario. Ecco perché l'operazione di oggi è stata intitolata House Delivery. I carabinieri con Mario Di Giulio, Salvatore Leotta e Roberto Di Nunzio e la Procura della Repubblica di Agrigento con Renato Di Natale, Ignazio Fonso e Luca Sciarretta. 17 arresti tra Agrigento, Favara, Canicattì, Real Monte, Porto Empedocle, Racalmuto, San Cataldo e Palermo. Le indagini sostenute dalle irrinunciabili e preziose intercettazioni ambientali e telefoniche, poi appostamenti e pedinamenti, si sono scatenate nel novembre del 2007. Poi la svolta nel giugno del 2008, quando a Bologna è stato intercettato un corriere con i pacchi dei telefoni cellulari e la cocaina negli spinotti, anche fino a 300 grammi di polvere bianca per ogni carica batteria. Lo stupefacente tra cocaina e droghe sintetiche sarebbe stato comprato non solo in Venezuela ma anche a Palermo. Poi è stato venduto nell'Agrigentino a prezzi onesti. Ad esempio la cocaina da 40 a 80 euro al grammo. Tra i consumatori abituali, professionisti, medici, avvocati, impiegati, uomini e donne e anche giornalisti. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato più di 350 grammi di cocaina. Ecco gli arrestati: Salvatore Barba, 24 anni, di Favara; Angelo Bruccoleri, 29 anni, di Favara; Carmelo Corbo, 31 anni, di Canicattì; Luigi Di Naro, 32 anni, di Racalmuto ed assessore comunale ai lavori pubblici; Salvatore Gallo Cassarino, 42 anni, di Porto Empedocle; Antonino Lazzara, 28 anni, di Favara; Calogero Lombardo, 42 anni, di Racalmuto; Youssef Marcum, 29 anni, originario del Marocco e residente ad Agrigento; Salvatore Marziano, 19 anni, di Canicattì; Enzo Micichè, 23 anni, di Agrigento; Alfonso Luca Milazzo, 40 anni, di San Cataldo; Francesco Muratore, 40 anni, di Palermo; Giuseppe Neri, 28 anni, di Real Monte; Salvatore Neri, 58 anni, di Real Monte; Alessandro Puntorno, 40 anni, di Agrigento; Pierino Tutino, 44 anni, di Agrigento; Angelo Savio Volpe, 21 anni, di Canicattì. Da dicembre ad oggi nell'Agrigentino più di 90 arresti per droga. Esattamente, e in linea di massima questo è il numero degli arresti che sono stati eseguiti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il che lascia desumere, tenuto conto che c'è anche del sommerso, cioè che ci sono anche dei fatti che non vengono alla luce, che il traffico di stupefacenti nel territorio di Agrigento è assai fiorente. Sicuramente non c'è un traffico di chili di stupefacenti, ma un sistematico rifornimento da parte di taluni soggetti nei confronti di altri soggetti della sostanza stupefacente, sistematico trasmissione di sostanze, e mi riferisco alla cocaina, non sostanze droghe leggere, che venivano spacciate a diversi soggetti, i quali a loro volta in taluni casi effettuavano altre attività di spaccio. Grazie al forte contributo della Procura della Repubblica e dei sostituti, c'è un'attività di collaborazione estremamente forte, e oggi ho ringraziato personalmente il Procuratore per questa forte collaborazione che c'è con i sostituti di questa Procura. Ci auguriamo nel breve periodo di continuare su questo, su questa,
su questo andamento, su questo trend molto positivo che c'è praticamente da un anno a questa parte. Siamo riusciti, grazie a più sofisticate investigazioni, grazie ai telefoni, grazie a questa grande collaborazione che c'è con la Procura, siamo arrivati a un livello un po' più alto, cioè non arriviamo soltanto al piccolo spacciatore che sta per strada o lungo Viale della Vittoria, ma anche in qualche ambiente un po' più riservato.